Benvenuti al centro commerciale più grande d'Europa, ad Arese, a due passi da Milano. Tutti in coda per fare shopping negli oltre 200 negozi. Ma a che prezzo? È dura. Perché anche adesso noi abbiamo ragazzi che vengono presi magari per 3 mesi, poi magari vengono lasciati a casa un mese, poi vengono ripresi per 1 mese, 2 mesi. All'interno del centro commerciale, che è contratti a tempo indeterminato, ci sono persone che conti sulla punta delle dita. Quello che senti in TV sembra sempre che sia tutto oro, tutte assunzioni, manette, ok, poi invece alla fine. Ci sono negozi dentro qua, soprattutto di abbigliamento, che hanno contratti a chiamata di settimane. Vuol dire che tu lavori settimana, sabato e domenica, ti dicono settimana prossima viene o no. Cioè, così è proprio la follia. E però loro giocano sul fatto di prendere ragazzini in quel caso. Non ti va bene, vabbè, tanto apro la porta, ce ne sono 100 che stanno cercando un lavoro anche solo per un mese. Eppure il lavoro non manca, molti negozi sono alla continua ricerca di personale, mentre per i commessi il contratto a tempo determinato è un miraggio. Eccone uno. Ecco, lavora con noi, consegna qui il tuo curriculum. Anche cercando lavoro su internet ci sono tantissime offerte qui per Arese, 112 posti ad esempio. Con Jobax è incollato tutti quanti, perdonami la volgarità, okay. Perché Jobax consente un rinnovo continuo del contratto a differenza di prima. Ho lottato con dei sindacati dove lavoravo prima, però alla fine non serve a niente. Ah, non serve a niente, dici? Sto cercando anche la stabilità, ma te la danno. Siamo solo dei numeri per loro. Da noi per esempio se faccio orari in più non mi danno un soldo, niente. Ah, non ti pagano lo straordinario? No. Se sei un part time sei sui 900 euro, un part time significa 24 ore. Se sei un full time sei sui 1200-1300. Giacomo Marini era un commesso di una grande catena di abbigliamento. Come molti è stato licenziato appena terminato il periodo di prova, senza ricevere una motivazione. Per protesta ha aperto il gruppo Facebook Shopping a che prezzo. Ciao Giacomo, anch'io ho lavorato per più di 8 anni per la stessa azienda in 2 punti vendita, ricevendo qualsiasi tipo di contratto a termine che mi si potesse fare. L'ultimo un apprendistato di 3 anni, dopo i quali mi hanno mandato a casa. Perché? Perché dal giorno dopo mi sarebbe scattato l'indeterminato. Cioè, e questo non è una denuncia, il fatto che le condizioni oggi di lavoro non sono precarie. A un certo punto non eravamo più considerati come delle persone, ma dei robot. Perché dice questo? Dico questo perché ho provato a trovarmi al mattino un timer davanti per vedere quanto tempo impiegavo a fare alcuni lavori che facevo tutti i giorni. Quando ho terminato e ho deciso di fare la mia denuncia delle condizioni lavorative e contrattuali, mi sono trovato colleghi che non mi hanno più rivolto la parola perché essere vicini a me voleva dire rischiare di perdere il posto di lavoro.